sono Barba Papà, Barba Mamma, Barba Zo, Barba Barba, Barba Bella, Barba Forte, Barbottina, Barba Bravo, Barba Lalla. Forza, mucche belle! È l'ora di entrare nella stalla! Buonanotte, maialino! Ciao, Rosita! Ma quante belle uova! Buonanotte! Eh? Oh, ma chi ha rotto le uova? Che cos'hai, Barba Bravo? Perché piangi così tanto? La gallina è sparita e le uova sono tutte rotte. Non preoccuparti, troverò io il colpevole, dammi un minuto. Come al solito, l'investigatore Barbaforte e il suo aiutante Barbazoo iniziano le indagini. Ma... secondo me quell'aria innocente nasconde qualcosa. Già! Oh! Delle impronte! A dire il vero non sembrano le impronte di un bipede, nemmeno di una giraffa. Secondo me sono le impronte di un cane. Il cane fa finta di dormire. Ho capito tutto! Approfittando del buio... il cane ha aperto il pollaio. Ha preso la gallina e, senza essere visto, l'ha portata via. È così che è andata. Oh, non può essere stato lui. Ma allora chi può aver preso la povera gallina? Oh, la volpe ricoperta di piume! È lei la colpevole, sì! Venite con me! Guardate, si sta leccando le zampe per cancellare le tracce del banchetto! Una piuma di gallina! Sei stata tu! Dammi la zampa! Ecco, ancora! Sono uguali? Sì, sono esattamente le stesse impronte che abbiamo trovato davanti al pollaio. A questo punto bisogna ricostruire la scena. Confessa, è così che sono andate le cose, non è vero? Di' la verità! Vi state sbagliando, piccoli. Lei è innocente. Ci sono le prove. Le prove? Guardate laggiù. Oh. Avete capito che cosa è successo? Stamattina la gallina è uscita con i pulcini. Ma le piume che abbiamo trovato addosso alla volpe di chi sono? La volpe è freddolosa e di notte, per rimanere al caldo, usa un piumino che perde le piume. E le impronte che vanno a finire nel pollaio da chi sono state lasciate, allora? Non ci crederete mai, ma sono state le rane. No, non è possibile! Volete una prova? State a guardare. Oh. Tanto di cappello, Barba Papà! Sì, ultimamente l'investigatore Barbaforte sta perdendo i colpi. Ci sono
sono Barba Papà, Barba Mamma, Barba Zo, Barba Barba, Barba Bella, Barba Forte, Barbottina, Barba Bravo, Barba Lalla. A piedi, un chilometro a piedi si fa in 3 minuti. 2 chilometri a piedi. Buongiorno ragazzi, se volete un passaggio vi accompagno. Sì, che bello! Sì. Salite! Sì, parte! Resta di stucco, è un barbatrucco! È troppo forte! Oh. Tiriamo sulla capota! Oh. Vuoi un passaggio? Resta di stucco, è un barbatrucco! Io vado a piedi, grazie. Chi l'ha detto che le tartarughe non sono veloci? Provate a raggiungermi se ci riuscite. Addio! Scendiamo. Noi dobbiamo andare in montagna a fare un picnic, quindi continuiamo a piedi. Ciao! Che sono? Resta di stucco! È un barbatrucco! Tornate in acqua, pesciolini, è meglio per voi. Questa salita è troppo dura, forse è meglio che scenda a spingere. Oh! Ehi, aspettami, non correre così, aspettami! 3 chilometri a piedi, a piedi, a piedi. 3 chilometri a piedi, io quasi raggiunti. 4 chilometri a piedi, a piedi, a piedi. 4 chilometri a piedi. In cima per primo! Evviva, evviva! Urrà! Sono il più forte! Sono il migliore! Il più veloce di tutti! Sono Barba Papà, Barba Mamma,
Barba Zo, Barba Barba, Barba Bella, Barba Forte, Barbottina, Barba Bravo, Barba Lalla. Nel Far West, il paese delle diligenze, viaggiare non è molto sicuro. Ma oggi non c'è da preoccuparsi, perché c'è Buffalo Bill sulla carrozza che proteggerà i viaggiatori. Eh? Cosa? Non sparate, non sparate, siamo noi, Barba Papà! Eh? Non credo ai miei occhi. Che cosa ci fate da queste parti? Ci piacerebbe viaggiare con te per visitare il vostro paese con tutta la famiglia. La diligenza è troppo piena, non c'è posto per altri viaggiatori. Non fa niente, possiamo metterci su quel vecchio carro. Ok, va bene. Attaccate due cavalli e partiamo. Oh, Susanna, non piangere per me. Oh, Susanna, non piangere per me. È piacevole viaggiare su una carrozza, vero? Bravo, Barba Forte, cavalchi come un vero indiano. Hai visto che curioso viso pallido rosa? Com'è bello giocare a fare gli indiani in questo posto. Oh, Susanna, Susanna. Eh? Ora basta, smettetela di giocare agli indiani! Cosa? Ma quelli sono dei veri pelle rossa! Più veloce, veloce! Gli indiani ci attaccano! Eh? Non è il caso di sparare! Lasciamo che ci pensi Barbaforte! Lui è il pelle rossa della famiglia! Ehi, cavallo rosso! Sai fare come me? So fare anche quello! Cavallo rosso è un fratello! Io sono Barba Zo, il fratello di Cavallo Rosso. Benvenuto a casa dei Sioux, faccia gialla. Lui è il nostro capo, naso lungo. E lui è il nostro capo, pelle rosa. Benvenuto, pelle rosa. Grazie, grande capo. Attenzione, c'è un bisonte imbizzarrito. Pericolo! Ehi, ma perché gli indiani sono scappati tutti? Bisonte cattivo, bisonte pericoloso. Non si spara! Dai, non essere nervoso. Calmati, fa male alla salute. Non è più arrabbiato, visto? Pelle rosa, più coraggioso di pelle rossa. Addio, pelle rosa, torna a trovarci. Oh, Susanna, non piangere per me! Oh, Susanna, non piangere per me! I cavalli sono stanchi, resta di stucco e un barbatrucco! Sarà bello per i Barbapapà ricordare questo viaggio in diligenza. Sono Barba Papà, Barba Mamma, Barba...
Barba Zo, Barba Barba, Barba Bella, Barba Forte, Barbottina, Barba Bravo, Barba Lalla. Ma... Oh! Svegliati, Barba Forte, svegliati presto, vieni a vedere! Ehi, ma che succede? Che cosa vuoi? Ho appena visto un dinosauro! Era fatto così! Sei impazzito? Ma no, stava camminando nel nostro giardino! Ma cosa dici? I dinosauri sono scomparsi milioni di anni fa! Non mi credi? Vieni a vedere! E non dormivo! Vuoi sapere che cosa è successo? Le nostre sorelle si sono trasformate in dinosauro per farti paura, ma io non ci casco, caro mio, e mi rimetto a dormire. Buonanotte, Barba Bravo. Vattene a letto. Forse ha ragione lui. Volete sapere che cosa ha visto in giardino questa notte, Barba Bravo? Un dinosauro? Ma io non sono stupido e ho capito benissimo chi era quel dinosauro, vero, Barbottina? Che cosa vorresti dire? Se non è stata Barbottina, allora chi è stato? La notte seguente, i Barbapapà fanno delle ricerche. Ecco, io lo sapevo che non era un'allucinazione. Questa impronta è sicuramente... Ah! Barbottina è caduta qui dentro! Ehi, ma che fai? No, ma quanto pesi? Mangi troppo, Barba Barba! Oh! Siamo atterrati su qualcosa di morbido. Su di me, stupido. Barbottina, puoi accendere la lampada, per favore? C'è una galleria davanti a noi, andiamo a vedere. Ehi, attenzione! Oh, mamma, non dirmi che c'è il terremoto! Venite a vedere, ci sono delle pitture rupestri. In pratica, i Barbapapà si trovano in una caverna preistorica. Oh, l'arte primitiva, guardate com'è moderna! È bellissima! Abbiamo scoperto un vero tesoro, come sono contento! Questo è un nostro antenato! Un Barbapapà preistorico assomiglia a noi, vero? Venite, presto! Ho trovato il dinosauro ed è bloccato sotto alcune grosse pietre! Resta di stucco e un barbatrucco! Come facciamo a liberarlo? Bisogna chiamare Barbapapà, lui avrà la soluzione. Ma chi si ricorda dove è l'uscita? La candela si sta consumando e presto rimarremo al buio. Ecco i pipistrelli, la nostra salvezza. Attacchiamo un filo a uno di loro e quando esce non facciamo altro che seguirlo. Beh, ma non è una cosa semplice. Facciamo così, io accendo dei fiammiferi, tu ti trasformi in una bobina di filo e Barba Barba attacca il filo a un pipistrello. Perfetto, adesso possiamo andare. Nel frattempo, il resto della famiglia è piuttosto preoccupata. Tieni bene il filo. Stai tranquillo, lo tengo stretto. Ci siamo, ci siamo! I vostri fratelli stanno ritornando. Oh, finalmente! Com'è bello riabbracciare di nuovo la famiglia. Adesso però bisogna liberare il dinosauro. Al lavoro! Ecco fatto, il dinosauro è salvo, ma ha bisogno di cure. Guardate, ha una zampa fratturata. Bisogna ingessarla. Ecco. Qualche tempo dopo, i Barbapapà hanno inaugurato un museo che si chiama La Grotta dei Barbosauri. Barba Forte! Barbottina! Barba Bravo! Barba Lalla!
Sulla spiaggia, i piccoli di Barba Papà hanno trovato una barca abbandonata e ora stanno giocando a fare i pirati. Sembra che i nostri piccoli si stiano divertendo, ma quanto baccano fanno! Socrate, perché non vai più lontano a giocare, eh? Credo proprio che farò una bella dormitina. Stanchi di fare i pirati, i Barba Papà giocano a palla e poi alla cavallina. Barba Mamma, Barba Papà, puoi giocare con noi? Certo, piccolo, ma non so dove sia. Guarda, forse è andato su quella barca perché vuole fare un bel bagno al largo. No, oh, ma non mi ha detto nulla, l'ho lasciato lì che schiacciava un pisolino. Se Barba Papà è sulla barca, possiamo andare anche noi. D'accordo, resta di stucco, è un barbatrucco. Io sono il capitano, io sono il capitano, io sono il capitano. Tutta la famiglia parte alla ricerca di Barba Papà. Bene, stiamo per raggiungerlo. Il vento aumenta! Ah, non si tratta solo di vento. Sta arrivando una vera e propria tromba d'aria. Tutti i Barba Papà vengono sollevati in aria come palloncini per poi ricadere su una piccola isola deserta. Ti sembra il caso di continuare a giocare, Barba Forte? Oh, guardate quanti animali! Anche loro sono stati spinti qui dal vento! Sarà meglio rimetterli al più presto in mare! Resta di stucco! È un barbatrucco! Da loro una spinta e scenderanno! Per le tartarughe è stato facile, ma per questo unicorno! Niente paura! Ci penso io! Ciao! E adesso tocca alla pesantissima balena. A quanto pare, Barba Mamma sa come fare per portarla in mare. Resta di stucco? È un barbatrucco! Pronti? Sì! Oissa! 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 Forza, piccoli! Salite tutti sul dorso della balena e andiamo a cercare Barba Papà. È bello avere una balena come amica, vero? Oh, ecco la barca di Barba Papà! Ma purtroppo non è sulla barca. Barba Papà! Vedrai che lo troveremo. Ci faremo aiutare dalla balena. Detto, fatto. Grazie alla nuova amica, i Barba Papà fanno il giro dell'isola. Barba Papà! Barba Papà! Barba Papà! Non piangere, secondo me Barba Papà è già tornato sulla spiaggia e ci sta aspettando. Sì, forse è andata proprio così. Torniamo subito sulla spiaggia. Purtroppo, la spiaggia è deserta. Pensavate che mi fossi perso, eh? Ma no, state tranquilli. E Barba Papà racconta com'è andata. Non mi sono mai allontanato dalla spiaggia. Mi sono sdraiato per fare una dormitina e quel birichino di Socrate mi ha gettato addosso tantissima sabbia. Ecco perché non mi avete più visto. Barba Lalla!
Ci troviamo alla scuola di meccanica diretta dall'ingegnere Barba Bravo. Oggi smonteremo completamente questa vecchia automobile. Resta di stucco e un barbatrucco. Coraggio, ragazzi, ditemi quale macchina vorreste fabbricare. Un'auto da corsa rossa. Oggi vogliamo costruire una macchina da corsa. Ci aiuti? D'accordo. Barba Papà si trasforma in banco di lavoro e Barba Bravo dirige le operazioni di montaggio. Ci siamo! Evviva! Sì! Che forte! Sì! Evviva! Barba Zoe, invece, dirige la scuola di scienze naturali. Oggi, bambini, studieremo i funghi. Ce ne sono alcuni molto pericolosi per la nostra salute, come ad esempio questo. Ah, l'uccellino! E ora facciamo un salto nell'orto. Fra qualche settimana crescerà tanta insalata. Guardate questa zucca come assomiglia a Barba Zoe. Oh no! Adesso Barba Zoe mostrerà ai bambini tutti i tipi di animali che vivono sulla riva del fiume. Guarda che belli, Barba Zoe! Se gridate si spaventeranno. Bisogna avvicinarsi in silenzio. Venite con me. E mentre Barba Zoe disegna gli animali, alcuni bambini scattano qualche foto, mentre altri li osservano da lontano. Volete farmi una foto? E va bene. Ed ecco Barba Barba che dirige la scuola di pittura. Il nostro maestro è un esponente e un sostenitore dell'arte moderna e lascia che i suoi allievi si esprimano liberamente sui muri. I bambini non si lasciano certo pregare e ben presto la scuola diventa un'unica e grande opera d'arte. E non dipingono solo sui muri. Barba Mamma insegna a lavorare la ceramica. Adesso tocca a te, Alberto. E per facilitarti il lavoro, ti farò io stessa da modello. Ma cosa fa? Guarda, Max! È tutto storto, guarda! No, non ce la sta facendo! Guarda, guarda! Tieni! Ogni tanto ci si diverte molto alla scuola dei Barba Papà. Oggi il maestro Barba Barba deve fare il ritratto a un cane bellissimo e la sua famiglia lo accompagna.
Benvenuto, maestro. Le presento Barbina di Monte Gioioso, l'esemplare più bello della sua razza. Sono certo che la sua arte metterà ancora più in risalto la grande bellezza di questo cane. I decoratori non hanno ancora finito di lavorare, ma sono certo che non la disturberanno. Non si preoccupi, signor direttore. Vi prego, seguitemi nel mio ufficio. Vi offrirò una bibita dissetante. Sono veramente felice che vostro figlio abbia accettato di fare questo ritratto. Sono anni ormai che organizzo questa esposizione ed è andato sempre tutto molto bene. Attenzione, attenzione! Barbina di Monte Gioioso è scomparsa. Siete pregati di bloccare tutte le uscite. Cosa? E di cercarla in ogni angolo del salone. Ma aiuto, signor direttore! Barbina era sul piedistallo e all'improvviso è scomparsa! Non è possibile! Sono rovinato! Il direttore è letteralmente disperato, ma fortunatamente i Barba Papà hanno sempre la soluzione a portata di mano. Infatti, il celebre investigatore Barba Forte entra immediatamente in azione. Interessante! Interessante! 5 minuti più tardi... Insomma, ma come fa a rimanere così calmo? Ma che vuoi? Tu non sei bella come Barbina, vattene! Fuori dai piedi, non ti voglio più vedere! Non è certo facile risolvere questo caso. Ricapitoliamo. Se non fa altro che ricapitolare, non arriverà mai a niente! Si calmi, la prego, ho capito tutto, ora le spiego. Oh. Dunque, ecco come sono andate le cose. Barbina era tranquillamente seduta sul suo piedistallo quando all'improvviso ha visto un topolino. Con un balzo felino è scesa dal podio e ha rincorso il roditore. Sfortunatamente è passata vicino agli operai e... clac! Il rumore delle forbici deve averla spaventata ed è caduta nella colla rovinandosi tutto il pelo. Completamente fuori di sé, è andata a farsi rimettere in ordine, ma è caduta in una montagna di peli di un altro colore. La povera Barbina di Monte Gioioso è venuta da lei, ma lei, non avendola riconosciuta, l'ha buttata fuori dalla porta. Ma allora devo andare a riprenderla! Non c'è tempo da perdere! Si fermi, signor direttore, è inutile! Non la troverà per strada! E come faccio a rintracciarla, signor investigatore? Come faccio, Mi sono affacciato alla finestra quando lei l'ha cacciata via e ho visto che è stata catturata da una calapiacani. Beh, è molto semplice, basta andare al canile municipale. E se lo dice Barba Papà, c'è da fidarsi, mi creda! Andiamo al canile! Sarà difficile trovarlo. Ci sono centinaia di cani in questo canile. Buona fortuna. Eccola! È lei, Barbina! Ciao, piccola mia! Ti ho ritrovata! Così com'è? Da questa parte! Brava! Brava, Barbina! Brava, Barbina! Bella! Non so come ringraziarvi, Barba Papà. Se c'è qualcosa che posso fare per voi, chiedete qualsiasi cosa, tutto! Una cosa c'è. Già? Deve adottare tutti i cani abbandonati che abbiamo visto oggi al canile. Perché no? Mi sembra una buona idea. Voglio ancora ringraziarvi. Adesso la mia casa è piena di nuovi amici. Ah, come sono contento! È nevicato tutta la notte.
Dai, facciamo un pupaccio di neve. Sì. Ecco. Attento! Resta di stucco! È un barbatrucco! Mi hai preso in giro! Arrendete subito o volete combattere? Si fa la battaglia! Adesso ti faccio vedere io! Adesso ti faccio vedere io! Prendi questo! Qualche barbatrucco fa comodo in una battaglia di neve! Vittoria! Carlotta e Francesco, carichi di regali, vanno a casa dei Barbapapà per passare il Natale con loro. Siccome c'è tanta neve, Barba Barba lancia l'idea di fare una corsa con la barba slitta. Aspettateci, veniamo con voi! Si parte! Nel frattempo, le altre sorelle si divertono sul ghiaccio. Barba Bella! Non si va così sul ghiaccio, ci vogliono i pattini! Visto? Va molto meglio adesso! Quando il sole va a dormire, tutti rientrano in casa per prepararsi a festeggiare il Natale. Questa stella va messa sulla punta dell'albero, Barba Papà. Abbiamo portato anche le altre decorazioni. Non è possibile, ho completamente dimenticato di prendere l'albero di Natale. Ma non preoccupatevi, vado subito a cercarne uno. Ha ragione. Questo albero è la dimora di numerosi animali. Barba Papà decide di cercare un albero disabitato. Fermati! Non puoi abbattere gli alberi. Se tutti venissero qui a prendere un albero, dove andremo ad abitare? Noi non veniamo a distruggere le vostre case, giusto? Barba Papà, rosa di vergogna per non averci pensato prima, ringrazia l'orso per la grande lezione. Ciao, Barba Papà, finalmente sei tornato! Ma dov'è l'albero? Non ti preoccupare. Vieni. Ah, ho capito. Resta di stucco, è un barbatrucco! E Barba Papà si trasforma in un grande abete. Pensate come sono contenti i suoi piccoli. Ora possono decorare l'albero di Natale e anche il loro papà. Non capita a tutti i bambini, vero? Alla scuola dei Barba Papà si praticano tutti gli sport.
e poi in classe si fa merenda. Che bontà! Buonissimo. Sono deliziosi, mi voglio ancora! Lasciatene anche per le vostre sorelle. Barba Mamma ha ragione. E adesso si gioca a rugby, ma solo i maschi possono farlo. Il rugby è uno sport molto duro. Possiamo giocare con voi? No! Tutti in classe, forza! Guardate! Ho preso io tutti i cioccolatini, firmato il fantasma. Il fantasma? Ma non pensateci ora. Passiamo alla prossima materia. Barba Barba ci insegnerà a disegnare. Professore, si accomodi, la cattedra è sua. Oggi faremo una natura morta. E l'opera è finita! Bravo! Bravo! Grazie! Grazie. Si fa la ricreazione! Sì, che bello! E noi che facciamo? Non va bene per le femmine! Oh! La frutta è sparita! Niente paura! Acciufferò io questo fantasma, vedrete! E come farai a prenderlo? In questo modo, no? Uffa, anche noi vogliamo giocare! Il baseball è uno sport per maschi! Ora basta, torniamo a casa! Sì, Barba Mamma! Ma il mattino dopo... Attrezzatura da baseball! Forza, aiutatemi! Ma non c'è più! Quando ho visto il fantasma, gli ho detto vai via! E lui è scappato! Stasera sì che avrà paura! Guardate, un altro messaggio! Barba Forte, io ti sfido. Ci vediamo a mezzanotte. A mezzanotte? Benvenuto, Barba Forte! Non posso guardare, ho paura! Buongiorno, coraggioso Barba Forte. Hai dormito bene? Come? Cosa? Ho visto il fantasma e ho avuto paura, mi vergogno. Ma ho avuto tanta paura. La sua voce era terribile, la sua risata mi ha spaventato. Non piangere più, adesso andremo tutti insieme a terrorizzare il fantasma. Laggiù, alla carica! Basta così, toglietevi il costume. Barba trucco! Erano loro! Spero che abbiate imparato la lezione. Dovete essere più gentili con le vostre sorelle. Anche loro amano giocare a pallone. E a rugby, e a baseball, e a pallacanestro. Buongiorno.
che bella giornata! Andiamo, ti porto a scuola nel marsupio. Oh? Ciao Barba Papà, ciao Barba Mamma! Eh sì, siamo a settembre e la scuola ricomincia. Barba Mamma e Barba Papà, come tutti i genitori, accompagnano i loro piccoli a scuola. Oh. Che succede? Cos'è questo baccano? Bisogna fare qualcosa. Largo, è questa la scuola? Sì. Ehi ragazzi, smettetela immediatamente, altrimenti non la passerete liscia. Se non la smettete, vi sbatto tutti in prigione! Ho un'idea! Va bene. Resta di stucco! E un barbatrucco! Avete visto? Ora si sono calmati. Porterò i bambini con me. Con l'aiuto dei Barba Papà, sono sicuro che i vostri piccoli impareranno ad amare la scuola. Ciao! Ciao, fate i bravi! Mi raccomando! Ecco dei nuovi allievi, Barbalalla! Ciao a tutti! Insegneremo ai bambini a suonare. Va bene. Ecco. Vieni, piccolo ragno. Con i tuoi fili puoi fare le corde di una lira. Due. Tre. Attenzione! Andiamo, caprette, è l'ora della mungitura. Resta di stucco, è un barbatrucco. Ah!
quattro mani sarò più veloce. Ecco. Barbatrucco. Che buono il formaggio di capra. Ecco pronto il paniere che Barbalalla verrà a prendere domani. Guarda, stanno cercando un bambino che si è perso da queste parti. Voglio stare con voi. In casa ho sentito un rumore che mi ha messo paura. Vieni, Barbazzo! È tanto grande la vostra casa! Proverò a spaventarlo. Ma non c'è nessuno! Presto, Barbazzo! Presto! Il mostro sta scappando e laggiù! Ha rubato il formaggio! Barbazzo, abbiamo incontrato un mostro! Un mostro! Anch'io ne ho visto uno! Un mostro che faceva così! Ho capito! Va bene, andiamo a chiamare la famiglia! Ci sta chiamando Barbazzo! Testa di stucco! È un barbatrucco! Barbazzo! Siamo a tua disposizione, che cosa succede? Racconta! Ed è scappato con il formaggio! Sei stato chiarissimo! Incomincio a indagare! Oh, com'è lugubre questo posto! Niente, vado a vedere dall'altra parte! È troppo buio qui dentro, forse è meglio uscire. Barba mamma! È un mostro terribile, servono armi. Calma, esercito, non capisco subito. Niente. Oh, ma noi siamo contrari alle armi, andiamo a vedere insieme. Barba papà ha ragione, non c'è bisogno di usare la violenza. Piuttosto portate qualcosa da mangiare, non si sa mai. Eccolo, guardate. Aiuto! Vuoi un pezzo di formaggio? Famiglia, vi presento un mostro molto affamato. E sono un cane. Seguiamolo. Oh, ha lasciato cadere il formaggio. Chi ci sarà là sotto? Potete aiutarmi a uscire, per favore? Certo, solo un attimo. Ciao Barba Mamma, è andato tutto bene. Il mostro non era altro che un bravissimo cane. Per le vacanze, Barba Papà ha affittato una casetta in montagna. Sembra la casa dei fantasmi! Oh, tu vedi sempre tutto nero, Barba Barba. È vero, speriamo che non ci siano dentro gli spettri. Oh, sembra che stia per crollare. Tutto questo aglio? Serve ad allontanare i vampiri. Cosa? I vampiri? E dove
Oh no! Forza, piccoli, è tardi. Andate a letto. Cos'è stato? Forse viene dalla camera di Barbalalla. Per mille vampiri, quello è sangue! Barba mamma! Barba papà! Un vampiro ha attaccato Barbalalla! Ma sta dormendo! Guarda, c'è del sangue sul lenzuolo! Ma no, è marmellata di ciliegie! Devo essere sincero, non mi sento tranquillo. Perché non andiamo a dare un'occhiata alle cantine? È una buona idea, andiamo! Guarda, la candela sta camminando da sola! Perché mai sono scappati così? Sono proprio dei fifoni! Che tranquillità! Il mulino gira! Ma non è possibile! Sta girando anche se non c'è vento! Non c'è altra spiegazione! Vuol dire che il mulino è stregato! È vero! All'attacco! Si può sapere che cosa state combinando? Guarda, secondo noi il mulino è stregato! Stregato? Ma no, venite a vedere! È il cane che si diverte a far correre il cavallo che fa girare il mulino. Allora, Barbaforte, non hai più paura? Eh? Aiuto! La carrozza sta andando da sola! Aiuto, Barbamamma, ho paura! Ci sei cascato! Ma eri tu che la facevi andare? Sì, è la mia ultima invenzione, la carrozza a pedali. E va anche molto veloce, lo sai? Cos'è questo rumore? Che paura, che paura! Non avere paura! Sono io, Barbazzò! Ma che succede? Niente di grave, ho spaventato Barbaforte tutto qui. Non c'è da meravigliarsi, basta poco per terrorizzarlo. Ma come ha fatto a rompersi? Delle termiti! Presto, venite tutti a vedere! Cosa c'è ancora? Barbaforte, ora inizia a esagerare. Guarda anche tu, ci sono termiti dappertutto. Davvero? La casa sta per crollare. Bravo, Barbaforte, grazie a te siamo tutti sani e salvi. Grazie, Barbaforte. Barba Papà ha chiesto al professor Panda di tenere una conferenza sugli animali in via di estinzione. E ora il professore è arrivato con tutta la sua famiglia. Che piacere vederla, professore! Sono già passati 2 anni da quando ci siamo visti. Caro amico, sono contento di essere. Ho conosciuto il professor Panda durante i miei viaggi intorno al mondo e ha accettato volentieri di tenere questa conferenza. Proiettate le prime immagini!
Illustrissimo professore, a lei la parola. Queste sono le armi che l'uomo impiega per cacciare. Con il passare dei secoli le armi utilizzate sono cambiate e sono state perfezionate sempre di più. Tanto è vero che proprio a causa dei cacciatori numerose specie stanno scomparendo o sono del tutto scomparse dal nostro pianeta. Un esempio per tutti è il dodo, una specie di grosso tacchino delle isole Mauritius che nel XVII secolo fu sterminato dai marinai portoghesi in cerca di carne fresca da mangiare. La stessa fine rischiano di fare le tartarughe delle Galapagos, dove restano ancora adesso pochissimi esemplari. Un altro animale che rischia di sparire dalla terra è il gorilla. Pensate che c'è ancora chi uccide addirittura una mamma gorilla solo perché vuole catturare il suo piccolo e rinchiuderlo nella gabbia di uno zoo. E questo succede nonostante sia assolutamente vietato cacciarli. La pelle degli animali viene utilizzata dall'uomo per fabbricare vestiti, borse e scarpe. La deforestazione ha distrutto l'habitat di molti animali che sono stati costretti a scappare dai posti in cui hanno sempre vissuto. Venite presto, abbiamo bisogno di aiuto! D'accordo, dica che arriviamo subito. Resta di stucco, è un barbatrucco. Resta di stucco, è un barbatrucco! Salite subito a bordo! Forza, salite! Siete salvi? Ora liberiamo gli animali circondati dal fuoco! Non si preoccupi, professore, li raggiungeremo presto! Resta di stucco, è un barbatrucco! Avvicinando sempre di più. Resta di stupro, è un barbatrucco! Detto, fatto. Con il giusto barbatrucco, la famiglia dei Barbapapà si trasforma in una flotta di Canadair, gli aerei specializzati nello spegnimento degli incendi boschivi. Grazie alla grande quantità di acqua scaricata dai Barbapapà, le fiamme vengono ben presto domate. Per questa volta il fuoco non ha vinto e gli animali sono salvi. Il professor Panda e i suoi piccoli ringraziano i Barbapapà e i Barbapapà salutano affettuosamente con un caloroso abbraccio. Indagine per noi! Al galoppo! La mia collana nuova! La più bella che avevo! Non preoccuparti, Barbabella! La ritroveremo! Era nel cofanetto e quando sono andata per prenderla non c'era più! La più preziosa! Chiunque sia stato non ha lasciato impronte. Ma com'è entrato? La porta era chiusa a chiave?
Sì, la chiave l'ho sempre avuta con me. Non l'ho mai lasciata. Secondo me il ladro è entrato da quella finestra. No, non credo. È troppo alta. Dunque, lasciatemi riflettere. Ho capito tutto! Ma come hai fatto a capire così in fretta? Perché io sono il migliore investigatore, caro Barbazzò! Il ladro si è arrampicato sulla roccia ed è entrato dalla finestra! E per arrivare fin quassù sono sicuro che ha utilizzato delle ventusi appiccicose come queste! Visto com'è facile? Aia! Chi ha gridato? Che cosa succede ancora? Mi è sembrato di riconoscere la voce di Barba Barba! Nostro fratello è in pericolo, andiamo! Speriamo di no! Ma non è stato Barba Barba a gridare. È sparito! Hanno rubato il mio telescopio! Calmati, per favore, e racconta tutto! Va bene, sono venuto in laboratorio a fare i miei soliti esperimenti. Stavo lavorando. A un certo punto ho alzato lo sguardo al soffitto. E ho visto il telescopio che spariva davanti ai miei occhi! Ah! Ah! Aiuto! Aiuto! È un bel mistero! Abbiamo a che fare con un genio del crimine dotato di un enorme cervellone! Ma io ho capito! Il ladro è talmente alto che ha rubato il telescopio dall'esterno! Siete d'accordo? Al ladro! Al ladro! Barbalalla piange e si consola suonando la chitarra. Che succede? Ti hanno rubato qualcosa? Sì, qualcuno mi ha rubato il flauto e ora non posso più suonare! Ci penso io! Aia! Il mistero si infittisce. Chi può aver preso il flauto di Barbalalla passando attraverso la finestra a forma di altoparlante? È troppo stretta per chiunque, a meno che non sia dotato di tentacoli come una piovra. Dunque, ricapitoliamo. Le ventose è decisamente un soggetto molto alto e ha i tentacoli. Deve essere un mostro! Non rivedrà più il mio flauto! In men che non si dica, Barbaforte e Barbazò costruiscono una grande trappola per attirare il ladro. Ci siamo? Mettici una mano sopra! Va bene! Funziona! Ora mettiamo un anello scintillante come esca e aspettiamo! Finora non si è fatto vedere! Che stanchezza! Chi è stato? Stavi dormendo! Anche tu stavi dormendo! L'anello è sparito! No, come hanno fatto? Allora, investigatori, avete scoperto chi è il ladro? Siamo arrivati a una conclusione, Barba Papà! Si tratta di un ladro dai poteri magici! Io ho capito chi è il misterioso furfante! Si tratta del corvo! È stato proprio lui a prendere il flauto, la collana e il telescopio. Per un uccello è semplice entrare dalla finestra di Barbabella, prendere il telescopio dal tetto senza neanche entrare in casa, passare attraverso l'altoparlante della stanza di Barbalalla e prendere al volo l'anello senza far suonare l'impianto di allarme. Come vedete, non si tratta affatto di un mago e tutte le cose che ha rubato sono certo che riusciremo a recuperarle. Molto alto, grande cervello e con i tentacoli, eh? Nessuno perfetto! Scusate, il tramonto era così bello stasera che ho dimenticato di guardare l'ora. Potevo farlo io il tramonto! Sei rosso come il sole! Che cosa c'è? Dove vai di bello? A guardare la luna che tramonta o le stelle che cadono? Ma no, no, vado nel bosco ad ascoltare il bramito dei cervi, perché? Faccio io il verso del cervo! Non è la stagione!
Mi hanno rubato il liuto e il ladro ha lasciato questo messaggio. Vediamo, per una nobile ragione ho dovuto prendere il tuo liuto. Prometto che lo restituirò appena possibile. Firmato Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, credo che domani andrò a trovare Barba Barba. Cosa? Sveglia Barba Barba, stiamo per cucire la casa. Cosa c'è? Non potete entrare in questo modo, ce l'avete un mandato! Basta con le chiacchiere, voglio sapere che cosa hai fatto con le forbici, la carta e la colla. Hai scritto per caso una lettera anonima? Ma come ti permetti? Io sono un artista, non un criminale. Bisogna arrendersi davanti all'evidenza, non c'è traccia del liuto. Eppure qualcosa... Oh, via, tanta di mia mano, non l'ho! Al ladro, al ladro! Hanno rubato la mia penna e ho trovato questa lettera anonima. Oh, al chiaro della luna piena ho preso la tua penna. Firmato Leonardo da Vinci. Deve trattarsi di qualcuno che sa come entrare in casa. E secondo me è Barba Barba. Ma come facciamo a incastrarlo? Non abbiamo prove. Barba Bravo decide di seguire Barba Barba di nascosto. Prima o poi farai un passo falso. Ma Barba Barba si è accorto di essere seguito e si trasforma in un orso. Oh no, mi ha imbrogliato. Io lo stavo seguendo da lontano senza farmi vedere, ma poi è arrivato un orso. Ho aspettato che andasse via e dopo non l'ho più visto. Sei proprio un incapace, quell'orso era Barba Barba! Eccolo, non è andato lontano. Sei in arresto! Che cosa hai detto e perché vorresti arrestarmi? Non me ne va una dritta, era un orso vero! Più tardi, dopo la cena... Sono contenta di vedere che ci dai una mano a lavare i piatti, Barba Barba. Ho notato che sei molto impegnato ultimamente. Che cosa ci sarà in quel sacco? Guarda, il ladro ci ha rubato tutta la frutta. E la lettera è firmata ancora da Leonardo da Vinci, ma che significa? Troverò quel furfante! Ecco delle tracce chiare, finalmente. Non ci resta che seguirle. Ma il ladro è molto furbo e le tracce portano dritto dritto... Oh, ma finiscono a casa, non ci posso credere! Ho capito, basta fare il percorso al contrario e lo troveremo, andiamo! Ma la strada è lunga e l'aiutante Barba Bravo è stanco. Ci siamo, Barba Bravo, le impronte finiscono in quella baracca. Che ti dicevo, siamo arrivati! Oh, c'è qualcuno? Come temevo, questa casa è disabitata! Ehi! Ma dov'è la mia lente? È sparita! Il pozzo! Bisogna ispezionare questo pozzo! Resta di stucco e un barbatrucco! C'è una galleria segreta! Scommetto che Barba Barba è lì dentro! Venite, fratellini, venite! Ecco lo splendido quadro che voglio regalare a Barba Mamma per il suo compleanno! È finito! Adesso ho capito perché hai preso tutti quegli oggetti. Ti servivano per la natura morta! Buon compleanno, Barba Mamma! Grazie, tesoro, è bellissimo! Buon compleanno, Barba Mamma! Barba Barba! Barba Bella! Barba Forte! Barbottina! Barba Bravo! Barba Lalla! Barba Bravo guarda i bambini che fanno le corse con le macchine di legno e decide di costruirne una lui stesso. Un'invenzione geniale! L'unica energia che farà muovere questa macchina sarà il vento. Ma come fa il vento a far muovere una macchina? Io dico che non funzionerà mai! Sì, è vero, ragione! E poi il vento non c'è? Cosa succede? Basta così! Se non vi piace, costruitevene una da soli! È una buona idea! Facciamo una gara! Si parte con i lavori! Barba Bravo è il primo a realizzare il suo progetto!
E tu, Barbottina, non costruisci una macchina? Ma sì, sì, la mia è già montata, non preoccuparti. Non prendermi in giro, non ti ho vista lavorare per niente. Perché a me basta un barbatrucco e il gioco è fatto. La mia macchina sarà più veloce della tua, vincerò io. Vai a controllare se anche gli altri hanno finito. Io intanto mi avvio alla partenza. Io ho costruito questa macchina con due ruote molto grandi per andare più veloci degli altri. Bravo, in bocca al lupo, Barbaforte. Io invece ho realizzato questa macchina a propulsione musicale. Complimenti, Barbalalla, un meccanismo davvero originale. La mia macchina è tutta di argilla. È una macchina artistica. E non pensi che possa rompersi molto facilmente? Non importa, l'arte innanzitutto. Io ti consiglio di andare piano. Ciao, Barbottina, io ho aggiustato un vecchio carretto e i miei amici animali mi aiuteranno a farlo correre. Barbabella invece ha creato una splendida carrozza con il letto che sfrutta l'energia del profumo. Attenzione, i concorrenti sono pronti sulla linea di partenza e Barbapapà sta per dare il via. Ed ecco ripartiti in una nuvola di polvere. Barbamamma esorta i suoi piccoli a correre. Ma attenzione, vediamo che Barbottina non si è mossa, non è andata con gli altri. Tutti i concorrenti scendono dalla montagna a una velocità folle e in testa c'è Barbaforte in netto vantaggio. Sembra che abbia già la vittoria in tasca. Avanza, avanza, avanza sempre di più. Ai 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 ai, un chiodo sulla strada ha fatto scoppiare le gomme ed è finito contro un albero. Fortunatamente non si è fatto nulla. Barba Bravo è passato al primo posto con la sua macchina a vela. Ed eccolo che vola verso la vittoria. Che bello, sto volando. Sto volando davvero. Ma che succede? Non c'è più vento e precipita inesorabilmente su un albero. Per fortuna è atterrato sul morbido. Adesso è Barba Barba quello che potrebbe tagliare per primo il traguardo. E sicuramente lui ha la stoffa del campione. Incredibile. La sua macchina si è letteralmente sbriciolata. Che peccato. Sta arrivando Barbalalla con la sua macchina musicale. È in testa, da sola. Ha buone possibilità di farcela. Come non detto, anche lei è fuori gioco. Colpo di scena! Barbabella è sola ormai davanti a Barbazoo. La vediamo rilassata. Indubbiamente è sicura di vincere. Ha acceso perfino la radio e schiaccia un pisolino. Che bella immagine! Ma è andata dritto ed è finita in un grosso covone di paglia. Che peccato, che peccato! L'ultimo concorrente rimasto in gara è Barbazoo. La vittoria ormai è sua e gli animali corrono con la stessa velocità tenuta fino a questo momento. Malgrado qualche problema meccanico e il cambio al volo del cavallo, Barbazoo è decisamente lanciato verso la vittoria. Ma attenzione, colpo di scena! A pochi metri dal traguardo, Barbazoo è stato superato da un vero bolide! Non c'è niente di meglio della barba propulsione? Ecco il trofeo, Barbottina, te lo meriti! Che giornata indimenticabile! E per festeggiare, Barbapapà porta a spasso i bambini sulla barba limousine! In alcuni paesi del mondo non arriva mai la pioggia e i pozzi dell'acqua si esauriscono, l'erba si secca e gli animali muoiono di sete. Ho trovato la soluzione. Bisogna andare al Polo Sud, prendere un iceberg e portarlo qui. Detto, fatto. I Barbapapà arrivano al Polo Sud salutati festosamente dai loro abitanti. Barbottina approfitta per disegnare qualche pinguino. Barbaforte e Barbalalla si divertono con una gara di tuffi. Tieniti forti, tocca a noi!
Barba Bravo registra la voce delle foche. Barba Zoe e Barba Bella si avvicinano ai pulcini di Pinguino. Ciao piccolo, io sono giallo ma posso essere come te. Barba Papà e Barba Mamma partono alla ricerca di un iceberg. E in men che non si dica, trovano un iceberg solitario. Ma... Oh! Una baleniera! Hanno sparato una balena! No, non l'hanno ancora colpita! Ma è un facile bersaglio per dei cacciatori esperti come loro! Oh! Oh! Barba Papà e Barba Mamma si tuffano nelle gelide acque per salvare la balena e il suo piccolo. L'hai mancata di nuovo, vero? Sì, capitano, ma l'arpione si è incagliato in qualcosa, non capisco! Resta di stucco, è un barbatrucco! Forza, tirate pure! Adesso è libero, capitano! Forse posso recuperarlo e sparare ancora! Oh! Eh sì, un bello scherzetto, non c'è che dire! Hai visto come se la ridono? Ci prendono in giro! Non si preoccupi, capitano! Abbiamo il sommergibile! Cosa vogliono fare ancora? Andiamo! Guarda bene dove sono e dimmi quando sparare. Povero me, non ho mai visto una balena simile. Ah! Aiuto, capitano, aiuto! Una piovra gigantesca mi ha catturato! Non dire sciocchezze, aiuto! Passami l'arpione! Ah! Aiuto! Ah, aiuto! Ah, 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 aiuto! Non fateci del male, per favore! Prometto che non lo faremo più! Andate via! Forza! Andiamo! Per ringraziare Barba Papà e Barba Mamma di aver salvato loro la vita, le balene accompagnano i loro amici. Prima di tornare a casa, si fermano per far salire a bordo i piccoli e poi a tutta forza verso il paese dei Barba Papà. Arrivati a destinazione, il ghiaccio viene tagliato in pezzi e distribuito a tutti gli animali assetati. Ah, com'è buona l'acqua fresca del Polo Sud quando fa così caldo! Da qualche tempo Barba Bravo si sta dedicando all'arte della magia. E capita spesso che di notte esca di casa per andare in un castello. Quel posto mi fa paura, ma perché va là dentro? Ora lo sapremo. Comti, 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 ottichiti! Il mattino dopo, Barba Bravo consegna l'invito per una speciale serata di magia che si terrà quella sera stessa presso il vecchio castello a mezzanotte precise.
Oh, che bello! Vado a farmi bella! Per l'occasione, tutta la famiglia si trucca, si profuma, si lava, si striglia, si sciacqua e si risciacqua per fare onore a Barba Bravo. All'ora stabilita, i Barbapapà si dirigono verso il vecchio castello, con Barbaforte che fa loro strada. Niente paura, niente paura! Entrate, per favore. Questa sera, grazie a me, vivrete un'esperienza straordinaria. Sediamoci. Ma che cosa vorrei fare? Papà, quello che fa, non preoccuparti. Shh. Mettete le vostre mani così sul tavolo e mi raccomando, non pensate a nulla. Tenterò di invocare uno spirito. Sì. Spirito, spirito pazzerello, se ci sei, muovi il tavolo, dacci un segno. Oh, vieni, spirito! Il tavolo si muove, si muove! Grazie, spirito battitore, non andartene, per favore! Ma Barba Papà non crede che si tratti veramente di uno spirito. Spirito, spirito pazzerello, fatti vedere, materializzati davanti a noi! Oh! Sentite, voglio fare una bella sorpresa a Barba Bravo. Da questa parte, fratellino, ti abbiamo preparato una stanza degna di un grande mago. E per Barba Bravo iniziano le sorprese. Ma com'è possibile? La poltrona mi ha buttato per terra. Ti ho preparato qualcosa da mangiare. Buonanotte, Barba Bravo. Il comodino non è altro che uno spirito dispettoso che mangia e beve. Ehi, ma dov'è finito il mio croissant? No, sei stata tu, non è vero? Ma che bel baule, che cosa ci sarà dentro? Ah, che paura, meglio lavarsi e andare a letto. Se ci credessi penserei che questa stanza è piena di spiriti. Oh, che brutta faccia, sono stravolto. Una bella dormita mi rimetterà a posto. Barba Bravo non ha mai visto un letto che non fa dormire. Era tutto uno scherzo, fratellino. Visto che hai voluto prenderci in giro, noi abbiamo fatto qualche dispetto a te. Non avrai avuto davvero paura? Sapete che cosa ho capito? Che si possono fare cose più interessanti con un tavolo, come per esempio sedersi e mangiare tante cose buone. Barbottina ha scritto un bellissimo musical e vuole metterlo in scena. Ha deciso di fare dei provini per cercare un bravo attore per la parte principale. Per scegliere il migliore vi farò un'audizione. Oggi è domenica. Voce, voce! Vado ai giardini. Basta così, il prossimo. Ecco voi, il grande Barbaforte! Basta così, avanti un altro! Ma non ti raggi in piedi! Comincia pure! La cucaraccia, la cucaraccia, la cucaraccia! Bravo, perfetto! Barba sarà
il mio protagonista. Iniziano le prove sotto la guida attenta e geniale di Barbottina. Il ricco capitano Barbanassis viaggia sul suo barbaiotti in compagnia di sua figlia, la meravigliosa Barba Bellissima. Loro ospite è Barbazoschi, che intrattiene la ricca ereditiera con la musica e la danza. Con il canto e con la danza voi mi incantate, principe Boris. Seguirvi vorrei, ma non posso. Il capitano propone a sua figlia di farle incontrare un affascinante capo indiano. Il tuo futuro sarà meraviglioso, parola di Barbanassis. Bene, benissimo, ottima prova, signori! Barba Barba, tocca a te, per favore! Sbrigati con quel pettine, devo entrare in scena! Adesso Barba Papà farà il grande totem e Barba Mamma sarà una palma! E eccomi qui! Le prove riprendono. Il principe indiano Barbaciuffo e il suo pacifico popolo accolgono i visitatori stranieri e, in men che non si dica, coinvolgono Barba Bellissima in un'antica danza indiana. Stregata dal fascino del suo cavaliere, Barba Bellissima si innamora perdutamente di lui. Come mai sua figlia ama Barbaciuffo, capitano Barbanassis? Un attimo di pausa! Bravissimo, la tua interpretazione è semplicemente straordinaria! Sì, lo so, grazie. Una semplice comparsa non può sedersi sulla sedia del primo attore, sparisci! Ma guarda che raccia di villano! Secondo me Barba Barba sta esagerando, ha bisogno di una lezione. E adesso entrano in scena Barbanassis e Barba Piuma con l'intenzione di sbarazzarsi del rivale. Ecco, usa questa collana magica. Va bene, capitano. Barba Pi Lazumbai, un rospo tu sarai. Cos'è combinato? Non c'è sul copione? Barbottina è disperata. Il suo protagonista è stato trasformato in un rospo. Barbabella e Barbalalla piangono, ma a un certo punto... Dagli un bacio e sarà di nuovo il tuo Barbaciuffo. Non c'è niente da fare. Il musical non si può più portare in scena con Barba Barba. Posso fare io il protagonista. E io posso fare il capitano Barbanassis. E io invece sono Barba Broschi. Beh, non se la cava così male. Ma che succede? Oh, ecco dov'era finito Barba Barba. Siamo stati scoperti. Potete spiegarci cos'è successo? Ecco, noi eravamo così invidiosi che abbiamo deciso di sbarazzarci di Barba Barba. Ci siamo messi d'accordo e al momento giusto, senza essere notati da voi, con una nuvola di farina abbiamo fatto lo scambio. È vero, il successo gli ha dato alla testa, ma vi perdono lo stesso. Grazie. Grazie. Bene, riprendiamo da dove ci eravamo fermati. Uga, 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 uga. Barba! Barba Bella! Barba Forte! Barbottina! Barba Bravo! Barba Lalla! Non piove da alcune settimane e il sole alto nel cielo sta seccando tutte le piante dell'orto dei Barba Papà. Il sistema di irrigazione dei Barba Papà è di quelli vecchi. In pratica l'acqua viene trasportata con i secchi. Con un barbatrucco si può diventare annaffiatoio, ma quando l'acqua finisce bisogna tornare al pozzo. È già finito. Andiamo, forza! Ma è possibile che non si riesca a trovare un modo per trasportare l'acqua? Siamo troppo stanchi! Con questo caldo anche le idee fanno fatica a venire. Allora, perché vi siete fermati? Ci serve acqua! Io sono stanco, non posso riempire il secchio tutto il giorno! Ascoltate, mi è venuta un'idea che forse risolverà tutti i nostri problemi.
Per prendere l'acqua dal pozzo possiamo costruire una macchina semiautomatica. L'acqua andrà direttamente in un canale e arriverà alle piante. Che ne dite? Bravo! Secondo me è un'ottima soluzione, ma ci serviranno molti vasi di terracotta. Per quello non c'è problema! Posso fabbricarli tutti io, sono la mia specialità! Mi piacerebbe tanto aiutarti, Barba Barba. Ah, ma insomma, non puoi stare più attento! Guarda che cosa mi hai fatto! Adesso devo rifarmi tutto il trucco! Sei un maldestro, sei un incapace! Conciata così sembra un maiale che si è rotolato nel fango! Senti, Barbabella, io sto lavorando. Se non vuoi sporcarti, puoi anche andartene. Va bene, vorrà dire che farai tutto da solo. Addio, maleducato. Ah, certo che è dura impastare l'argilla, ma adesso credo che vada bene. Andiamo sul tornio. Eh sì, qualsiasi lavoro è faticoso, ma se fatto bene dà sempre molte soddisfazioni. Barba Barba è talmente concentrato nel suo lavoro che quando si mette a contare i vasi rimane sorpreso. 6, 7. Che peccato, devi contare i vasi un'altra volta. Ti abbiamo fatto un piccolo scherzetto. Adesso siamo pari, fratellino. Perché quella faccia nera? Chi la fa l'aspetti, no? Adesso i vasi vanno nel forno. Così l'argilla si trasforma in terracotta. Una volta raffreddati, Barba Barba, tutto fiero, porta i vasi al pozzo. Oh, povero me! Vuol dire che ho fatto tutto questo lavoro per niente! Non potevamo aspettare, Barba Barba. Le piante non potevano resistere e ci siamo arrangiati in qualche modo. Hai visto come sono tornate belle con il nostro nuovo sistema di irrigazione? Funziona benissimo. Ma ora cosa ci faccio con questi vasi? Ah, ho trovato la soluzione! Buongiorno, artista. Sempre al lavoro? Oh. Ho disegnato delle belle decorazioni e li venderò come vasi souvenir. Cosa ne pensi? Sono belli, eh? Assomiglia a me. Te lo regalo. Ci puoi mettere dei fiori. Grazie, Barba Barba. Ah, com'è generoso il nostro Barba Barba. Ma andiamo a vedere il vaso con i fiori dentro. Oh, ma è bellissimo. Ma non possiamo fermarci, il vostro paese è troppo piccolo. Non fa niente, organizzeremo noi stessi uno spettacolo. Detto, fatto. Tutta la famiglia dei Barba Papà è impegnata nella preparazione dello spettacolo. Si lavora alle scenografie, ai costumi. E Barbottina sta scrivendo un bellissimo copione che narra una storia fantastica. Resta di stucco, è un barbatrucco! I Barba Papà fanno una fantastica parata per le strade del paese.
E la festa incomincia. I Barbapapà fanno qualsiasi cosa e per far divertire i bambini si trasformano in mille modi. Barbazò con i suoi amici animali fa l'equilibrista. Barbapapà la giostra degli aeroplani. E poi la ruota panoramica. E le montagne russe. Barbalalla, invece, offre gelati e palloncini. E quando è sera, inizia il vero spettacolo. La leggenda del Barbacavaliere. Il valoroso cavaliere Barbaforte giunge al castello del re. Coraggio, tocca a noi! Barbacarrozza! Proprio in quel momento, la principessa Barbabella passa davanti al cavaliere. Barbaforte, appena la vede, si innamora perdutamente di lei e col favore della notte va sotto la sua finestra a cantarle una serenata. Principessa, da quando vi ho veduta, il mio cuore per sempre vi ho donato. Attenzione, adesso arriva il temporale. Durante un potente temporale, il drago rapisce la principessa e avverte che chiunque si avvicinerà a lei sarà bruciato dalle fiamme della sua bocca. La mia amata figlia è stata rapita, chi può mai liberarla? Ci sono qua io, maestà, libererò io la principessa. Tocca a noi. Lasciala andare, vile marrano! Sono salva! Arrenditi, cavaliere! Avanti, fagli vedere chi sei! Hai visto quanto è forte? È fortissimo! Bravo! Hai visto come l'ha conciato? Bravi! Bravi! Ecco fatto! Bravi! Il drago è stato annientato. Il cavaliere sposa la principessa e insieme vivranno felici e contenti. Bravi! Bravi, bis! Bravi! Bravissimi! Sì! Bravi! Bravi! Sì, ancora! Sì! Bravi! Oggi è un giorno di festa alla scuola dei Barbapapà. Oh, che cosa possiamo fare? Non preoccuparti, Barbamamma, stai a vedere! Questa sì che è una buona idea. Quando i ragazzi hanno bisogno di sfogarsi, una partita rugby è quello che ci vuole. Passala! Passala a me, sono libero! Dai! Oh!
E dopo il rugby, gara di anelli per i maschi e trapezio per le femmine. Dopo un po' di movimento, si passa a cose più serie. Oggi imparerete le lettere dell'alfabeto. E mi raccomando, state molto attenti, perché è importante saper leggere e scrivere. A, B, C, D... Barbazzò, ma che cosa combini? Quella non è una E. Così i bambini non capiranno niente. Oggi, per la grande occasione, il professor Numeroni terrà una lezione di matematica alla scuola dei Barbapapà. Per fare la lezione avrei bisogno di una lavagna, Barbapapà. Non si preoccupi, professore, ci penso io. Resta di stucco è un barbatrucco. Barbottina, Barba Bravo e Barba Zoo danno una mano al professore. Io faccio il triangolo, Barba Zoo il quadrato e Barbottina il cerchio. Ecco a voi le forme geometriche viventi. E al pomeriggio, grande festa nel giardino della scuola. I bambini sfilano mostrando ai genitori quello che sanno fare meglio. Ci sono le majorette. C'è chi cammina sulle mani. Chi sa fare il giocoliere. E c'è anche un grande capo indiano. La parata ha avuto un enorme successo. Lord, l'ho fatto io. Brava, lo voglio comprare io. Lo metterò in salotto. Signora, compri anche questo, è molto bello. Ma non ci sono solo quadri, c'è di tutto e in bella mostra. Vorrei comprare un vaso. Scelga quello che più le piace, signore. Li vendiamo a buon prezzo. Li abbiamo fatti a scuola. Allora datemi quello con il collo lungo e le decorazioni. Oh, grazie mille, signore. Fermi così, non muovetevi, ci metterò solo qualche secondo. Sorridete? Ecco la foto della festa della scuola. Che ricordo indimenticabile. Barbazoo e Barbottina sono in Africa per osservare da vicino gli animali. Resta di stucco e un barbatrucco! Solo con un barbatrucco come questo ci si può avvicinare agli animali senza farli spaventare. Resta di stucco e un barbatrucco! Non abbiamo visto i gorilla. Ecco la barba banana. Guarda un piccolo gorilla. È così che ci si fa gli amici.
Tutto sembra tranquillo, ma purtroppo... L'Africa è un continente meraviglioso, e come si dorme bene! Vado a prendere dell'acqua per lavarci. Buongiorno, giraffa. Oh, presto, presto! È successa una cosa gravissima! Vieni! Va bene, arrivo. Non ci posso credere! Tutti i cuccioli sono stati portati via da due uomini cattivi! Andiamo a chiamare Barbapapà, presto! Resta di stucco, è un barbatrucco! Oh? Barbazò ci sta chiamando! Andiamo! Eccoci qui! Possiamo fare qualcosa per voi! Due cacciatori cattivi durante la notte hanno portato via i cuccioli di tutti gli animali! Bisogna trovarli! Dobbiamo fare da esca per attirare i cacciatori! Caro Barba Bravo, tu sarai il primo! Resta di stucco! È un barbatrucco! Lo stratagemma è riuscito! Questo animale blu è molto raro! La gabbia ormai è piena! Domani mattina possiamo partire! Tutto sta andando secondo i piani! Il mattino dopo, i malfattori si imbarcano su una grande piroga. Certo però che quella piroga ha un colore molto strano, vero? Anche l'ippopotamo ha un colore insolito. No! L'hanno spinto in acqua! La piroga è nostra! Aiuto! Aiuto! Presto! Scappiamo! No! Si salvi chi può! Aiuto! E ora ridiamo i cuccioli alle loro mamme. Finalmente liberi, gli animali tornano ad essere felici. E l'eco delle loro grida si perde nella foresta africana. La famiglia Barba Papà è andata in Giappone e per l'occasione indossano dei vestiti giapponesi. Oggi la gente è in giro per le strade perché è un giorno di festa. La città è piena di colori e di allegria. I Barba Papà sono contentissimi e non vedono l'ora di mischiarsi fra la folla. Che buono! Lo zucchero filato! È delizioso! Ma che fai? Ma com'è strano questo gioco! Lo facciamo anche noi! Resta di stucco! È un barbatrucco! Bravo, bravo! Occhio! Guardate lassù!
bello questo ritmo! Possiamo portare in alto anche la nostra orchestra, non credi? Hai ragione, Barbamamma, facciamolo subito. D'accordo. Ecco, resta di stucco, è un barbatrucco. Ma quelli ci fanno concorrenza! Ricominciamo! Si è rotta! Oh. E ora come facciamo? Oh, mi dispiace tantissimo. Adesso che il tamburo è rotto, la festa deve continuare senza la musica. Ve lo aggiusterò io. È facile a dirsi, ma è difficile a farsi, caro straniero. Farò io stesso da tamburo. Davvero puoi fare questo? Testa di stucco e un barbatrucco. Oh, vediamo come suona. Piano, così è troppo forte. Mi fate male, Guardatelo, Mikoshi. È un piccolo tempio giapponese. Eh sì, quando si porta in giro lo Mikoshi, in Giappone si fa una grande festa e i partecipanti si divertono tantissimo. Sai, suo bambino, si è fatto male. Sta piangendo perché è troppo piccolo e non riesce a vedere lo Mikoshi. Come al solito c'è troppa gente. Basta piangere, faremo noi uno Mikoshi per te. Che bello, davvero farete questo solo per me? Resta di stucco, è un barbatrucco. E noi lo porteremo in giro per le strade. I Barba Papà sono molto orgogliosi del loro orto, al quale si dedicano tutti i giorni. Barba Zoo pianta l'insalata e Barba Bravo tiene il conto della verdura raccolta. Barbottina ha un po' di mal di schiena a lavorare nell'orto e Barba Bravo le propone di usare una macchina speciale creata da lui. Se funziona, sarò io la prima a esserne contenta. Oh, mi è scappato! Oh, aiuto! Aiuto! Non so se lo sai, Barba Bravo, ma i vecchi rottami non servono nell'orto. Meglio tornare al vecchio metodo. Sì, sì, i pomodori amano la musica, ne sono sicura. Forse piace anche alle lumache e agli insetti. Non preoccupatevi, ci penso io. No! Ci sono metodi più naturali per risolvere il problema. Hai ragione, Barbottina. Oh, questa pompa fa acqua da tutte le parti. Ho capito! Resta di stucco e un barbatrucco! Mi
mi hai fatto venire voglia di fare un bagno. Vieni, Barbaforte. Che bella idea! Arrivo subito, sorellina. Siete arrivati finalmente. Venite ad aiutarci in cucina. Io non so perché, ma ho la sensazione di aver dimenticato qualcosa. Ah, è bellissimo passare una serata in famiglia. E il mattino dopo, di buon'ora, tutti in marcia per andare a coltivare l'orto. Le salate sono state tagliate e i pomodori sono tutti rotti. Chi ha potuto fare questo? Non riesco a credere ai miei occhi. Non abbiamo più da mangiare. Anche una pianta di pomodori si è salvata. Dobbiamo scoprire chi è stato. L'investigatore Barbaforte è già sul luogo del crimine. Qui ci sono delle impronte molto grandi e profonde. Ah, e sulle carote ci sono i segni dei denti di un coniglio! Ma come mai c'è tutta quest'acqua nell'orto? Qualcuno ha dimenticato di chiudere il rubinetto. Forse ho capito com'è andata. Il cancello era aperto, le mucche sono entrate e hanno mangiato l'insalata. E le carote chi le ha mangiate, eh? Elementari! Sono stati i conigli. Allora, chi è il responsabile? Chi è il responsabile? Dunque, chi doveva chiudere l'acqua, il cancello e riparare il muro? Il responsabile sei tu, Barbaforte! No! È vero, sono io! La combinata è davvero grossa! Oh, povero me, povero me! Bravo, fratellino! Questa volta hai trovato il colpevole! Anch'io mi sento in colpa! Oh, mi sono ricordato che oggi Barba Mamma e Barba Papà vengono a vedere il nostro raccolto! Cosa facciamo? È vero! Ma forse mi è venuta un'idea geniale! Aprite bene le orecchie! Pronti? Resta di stucco e Barba Trucco! Ammirate i nostri super mega ortaggi! Ma che bravi! Sono meravigliosi! Aspettatevi, amici, arrivo! Ah! Ancora i cacciatori! Adesso li sistemo io! Oh! Oh, povera Anatra! È ferita! Resta di stucco, è un barbatrucco! Ehi, ma dove vai? Torna indietro, devi cercare l'anatra! Aiuto! Aiuto! Si salvi chi può, c'è un cane feroce! Non preoccuparti, Anatroccolo, ti hanno colpito un'ala, ma vedrai che presto guarirai! Conosci qualcuno che possa curarla? Sì, ma bisogna andare all'ospedale. Noi non abbiamo molto tempo. Stiamo viaggiando per andare in un altro paese e la strada è lunga. Si rimetterà molto in fretta, te lo prometto. E la casa dei Barba Papà si trasforma in un ospedale. Barbalettino! Non mi sembra molto grave, ma bisogna operarlo. Forza, Barba Pinze e Barba Bisturi.
Non c'è molta luce. Forse ci vuole anche una lampada, giusto? Vado subito io a cercarla. Ecco fatto, Barba Lampada. Piano, Barba Papà, non fargli male. Stai tranquillo, Barba Zo, andrà tutto bene. È tutto sotto controllo, ora sta riposando. Invece è la febbre. Cosa? Vado a prendere un po' di ghiaccio. Dov'è Barba Zo? È andato a prendere del ghiaccio. Ma bisogna rompere quel blocco di ghiaccio. Ci vorrebbe un secchiello. Ci penso io, Barba Zo. Resta di stucco o Barba Trucco? Bravo, ottima idea. Con degli infermieri speciali come i Barba Papà, il piccolo anatroccolo si riprenderà presto. Bravo! Bravo! Puoi riprendere il ghiaccio con i tuoi amici! Anche se ci dispiace! Forse è troppo tardi e sono già partiti! Ma no, saranno tutti al laghetto, Ieli! Ciao, anatroccolo, fai buon viaggio, gnie! Ma le anatre sono tutte partite. Sono andate via, non ti hanno aspettato. Se mi sbrigo posso raggiungerle. Ciao! Oh, fai piano! Oh! No, no, sei ancora troppo debole per volare, ti accompagnerò io. Forza, sali! Grazie, Barba Zo! Perché io sono una barba anatra, forza, venite con me! Barba Zo, prima di tornare a casa, fa una tranquilla nuotata sul lago. Un po' di pace è quello che ci vuole. Io sono Barba Papà. Noi siamo i piccoli Barba Papà. E io sono Barba Mamma. Guardate bene, bambini. I Barba Papà possono assumere qualsiasi forma. Resta di stucco è un Barba Trucco. Resta di stucco è un Barba Trucco. Resta di stucco è un Barba Trucco. I Barba Papà adorano divertirsi e giocare insieme. E se Barba Barba fa finta di cadere, lo fa per far ridere gli altri. Vola, vola, vola in alto, vola, che paura, guarda giù.
in pallone si va, tutti quanti si va. Barbottina con Barbazzò. Nella famiglia dei Barbapapà c'è un grande inventore. Si tratta di Barbabravo. Per fare una spremuta di arance, ha inventato una macchina complicatissima che produce automaticamente l'aranciata. Ecco fatto! Com'è cattiva! Beh, c'è qualche problema con la sua invenzione. I vecchi metodi sono i migliori. Barbabravo ha molto talento. È una fantasia davvero notevole. Con una vecchia bicicletta, qualche bullone, due pezzi di ferro e qualche asse di legno, è capace di costruire perfino un elicottero. Oissa, 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 te vai, te vai, te vai! O qualsiasi cosa che possa scrivere nel cielo con il fumo, viva me! Barbabravo l'inventore, sei per sette passi il tre, quadricipio porta uno, tre per otto ma non va. Barbabravo ricomincia, la radice toglie via, 27, 29, questa volta meglio va. Barbabravo non si arrende, smonta tutto, ma che fa? Le tenaglie, il cacciavite, chiave inglese, passa qua. Barbabravo col martello picchia, batte, ce la fa. Poi si picchia sopra un dito, ma l'aereo non lo sa. Barbabravo che inventore e che gran genialità, mette in moto il suo motore, ma chissà se... Nella famiglia dei Barbapapà ce n'è uno tutto nero e con i capelli lunghi. Si tratta di Barba Barba. Lui è un grande artista, un maestro della pittura. Stai fermo, non muoverti, per favore! Ma dove è andato? Barba Barba che fa, tutto il nero lui va a cercare, chissà che. Barba Barba si sa, pasticcione sarà, sì però come sa dipingere? Un gattino sta lì, tutto buono per te, un ritratto gli farà. Barba Barba si sa, pasticcione sarà, sì però come sa dipingere? Farfalla va via, per gentile che sia, tu nel quadro non ci stai. Gatto fermo così, non ti muover di lì, per favore, guarda qui. Che bel quadro sarà, metto il verde di là, quattro fiori, fatto è già. Barba Barba si sa, pasticcione sarà, si però come sa dipingere. Collina va qui e quell'albero lì, lo coloro verde e blu. Gatto fermo così, non ti muover di lì, per favore, e guarda qui.
Così è perfetto. Dai, farfallina, avvicinati un po'. Micio, che fai? Non andar via. Vieni vicino, ti coccolo un po'. Volerci bene, che felicità. Colombe s'abbracciano in volo e le tortorelle son qua. Barba mamma si avvicina sotto il braccio di papà. C'è un porcellino che vuole giocare in altalena insieme a te. Bistrici attento che punge anche me. Questo non va, ai, non è così chic. Giro tondo di tutti i pulcini col leone che beve un tè. Con le guance appena rosse, mamma un bacio da papà. Voi tutti qua in altalena insieme a me, con la giraffa, il cavallo e voi tre. Volerci bene, che felicità. Zoo ha una sola passione, gli animali. Anche gli altri Barbapapà amano gli animali, ma Barbazoo in modo particolare. Lui parla con gli animali. Resta di stucco e un barbatrucco. Barbazò, divertiamoci un po'. Viva il mondo che c'è, ippi ippi aie. Oh, c'è Barbalalla. Mostra, aiuto, aiuto, aiuto. Ehi, Barbalalla, sono io. Era solo un piccolo scherzo. Barbazò, Barbazò, divertiamoci un po'. Siamo tutti con te. Ippi, ippi, aie. Buongiorno, signora Talpa. Buongiorno, verme. Ah, un mostro! Il cervo e il montone. Siamo tutti con te. Ma che festa!
Barbalalla si è addormentata. Sogna, sogna, sogna insieme a me. E canterai canzoni che non hai cantato mai. Chiudi gli occhi, sogna più che puoi. E scoprirai dei suoni che non hai pensato mai. Sento musica felice che non finirà. La fanfara di farfalle ci divertirà. Nelle case, per le strade poi si ballerà. E perfino la fontana ci accompagnerà. Sogna, sogna, sogna insieme a me. E inventerai canzoni che non hai cantato mai. Chiudi gli occhi, sogna più che puoi. E scoprirai dei suoni che non hai pensato mai. Pioggia fanno ratapla, mentre l'arpa dolcemente ninna nanna già. Sogna, sogna, sogna insieme a me. E inventerai canzoni che non hai cantato mai. Chiudi gli occhi, sogna più che puoi. E scoprirai dei suoni che non hai pensato mai. Bellissima giornata per fare una passeggiata e andare a salutare i cavalli nel recinto. Resta di stucco e un barbatrucco! Quando la famiglia è riunita, i barbapapà si divertono tantissimo. Un cavallo al galoppo, come veloce! Anche Barbaforte vuole saltare la staccionata a cavallo. Ma no, quello è un puledro, è troppo piccolo. Bene, così va meglio. Barbaforte, non puoi cavalcare un cavallo, sei troppo grosso. Resta di stucco e un barbatrucco. Sì! Ma Barbazoo, che adora gli animali, non resiste alla tentazione di trasformarsi in un serpente. Voglio saltare la staccionata! Chi sei tu? Sono Barbazoo! Aiuto! Un mostro! Povera rana, non ha mai visto un rospo così grosso e giallo. Spaventatissima, la rana si tuffa nel suo elemento naturale, l'acqua. Bravi, avete fatto un bagno imprevisto oggi. Attenzione, portare i cavalli sulla linea di partenza, la corsa sta per cominciare.
Partecipiamo anche noi! E Barbaforte, tra lo stupore generale, raggiunge la linea di partenza. Signore e signori, diamo il via alla gara! Pronti? Via! Il gruppo parte compatto, ma dopo pochi metri vediamo che Guadalupe della Torraccia stacca e si porta in testa, seguita da Barba Blu, che nella gara di oggi è il favorito, e da Broccolino di Valbeata. Guadalupe avanza, avanza e sempre in testa. In coda rimane Barba Zoo di Barba Papà, un cavallo davvero molto strano, dal manto giallo. Confesso che in tanti anni di carriera non mi era mai capitato un cavallo simile. Guadalupe continua inarrestabile la sua corsa verso il traguardo. In seconda posizione adesso c'è Broccolino. Barba Blu invece è passato al terzo posto. In ultima posizione vediamo Barba Zoo, visibilmente stanco. Secondo il mio modesto avviso, ha scarsissime possibilità di vincere. Davanti a lui c'è il secondo favorito di oggi, Pennacchio della Fiorita, che due settimane fa ha vinto il Gran Premio di Francia. Ma oggi evidentemente non è una buona giornata per lui, peccato. Attenzione, sta accadendo un fatto veramente molto strano. Il collo di Barba Zoo si allunga sempre di più. Nel tentativo evidente di riuscire a tagliare il traguardo per primo. E ce l'ha fatta! Ha vinto Barba Zoo di Barba Papà! Con una rimonta degna di un grande campione. Barba Forte e Barba Zoo, tra le grida festose della folla, ricevono le congratulazioni del direttore della corsa e il meritato premio. Che premio curioso! 35 kg di carote. Carote, carote, ma cosa ce ne facciamo di tutte queste carote? A me non piacciono nemmeno. Perché non le portate ai cavalli? Ma certo, come tutti sanno, i cavalli sono golosi di carote. È un po' come dare i cioccolatini ai bambini, non dicono mai di no. In questo lago pare che viva un drago e i Barba Papà sono venuti con i loro amici Carlotta e Francesco drago! Perché vogliono vederlo. Drago! Secondo me è meglio andare fino al centro del lago e controllare con i nostri occhi. In men che non si dica, i Barba Papà si trasformano in barche di ogni forma e colore e iniziano a setacciare attentamente il lago. Barba Bravo, per primo, ha l'idea di immergersi sott'acqua. E presto tutta la famiglia segue il suo esempio. Barba Barba, come sempre pieno di fantasia, si trasforma in una mucca. Che meraviglia il paesaggio sommerso! L'immersione per la ricerca del drago si trasforma presto in gioco e divertimento. Chissà come deve essere bello andare a tutta velocità! Taglio! Però è raro assistere a una collisione fra un sommergibile e una mucca. Niente di niente, nessuno ha visto il drago. Oh, che delusione! Il drago non esiste. Peccato. Mi piacerebbe tanto disegnarne uno, ma non so assolutamente che forma possa avere. Dunque, vediamo. Un drago è molto, molto, molto alto. Così basta? Sì, ma ha la forma di un grosso serpente. Ecco, così. Sì, esatto. Bravi, ma c'è qualche particolare che vi sfugge. Le zampe devono avere le dita. Ci siamo quasi. Le dita devono essere lunghe e a punta. Una pennellata qua, una pennellata là. E sarete più credibili.
Ora dipingi delle squame sul corpo. Bravo, Francesco, hai ragione! E poi hanno dei baffi e una specie di barba. Così! Confesso che mi sento strana. È bello essere un drago. In mancanza di quello vero. Forse era il drago. In realtà, quando il drago sente la presenza di altre creature, ha paura e non emerge. Ma appena i Barbapapà si trasformano, eccolo apparire. Immaginate la gioia dei nuovi draghetti nel vedere che il drago esiste davvero. Eccolo! Cosa c'è? Chi è? Non avere paura, drago. Noi siamo i Barbapapà. Carlotta e Francesco sono al settimo cielo e anche i Barbapapà corrono felici a salutare il drago. Esci dall'acqua! Vieni a giocare! Veramente io? Forza, non essere timido! È divertente giocare con i bambini e i Barbapapà. Sono sicura che sei un drago molto buono. Sì, sono buono, ma mi vergogno un po'. Dai, che bello! Non devi avere paura, noi vogliamo bene ai draghi. Dai! Non pensavo fosse così grande. E anche molto gentile. Eh sì, il drago è veramente adorabile. Con lui i Barbapapà hanno trovato un meraviglioso compagno di giochi. Carlotta e Francesco partono per un viaggio in mongolfiera. Barbatrucco! Unitevi a me! Non è da tutti prendere al volo una mongolfiera. Sapete che mi sto annoiando? Che ne dite di lanciarci con il paracadute? No, Barba Forte! Ma non ce l'abbiamo! Non muovetevi! Ho io la soluzione! Oh, si è trasformato in una mongolfiera! Per favore, papà, possiamo dire ai nostri amici di venire con noi? Ma non c'è spazio, Francesco. Questa cesta è troppo piccola per tutti. Andiamo così piano. Voglio stare vicino a loro. Hai un'idea, Barbapapà? Semplice, basta fare un barbatrucco. Ma quale? I quattro maschietti possono trasformarsi in motori, no? E la barba mongolfiera parte a tutta velocità. Che invidia! Guardate come vanno veloci! Sembra quasi che noi siamo fermi! Per forza! Hanno quattro barbamotori! Si alza improvvisamente un forte vento e la mongolfiera di Carlotta e Francesco viene spinta in mezzo alle montagne. Il padre aumenta la fiamma per far alzare il pallone. Ma non c'è niente da fare.
Ormai sono in balia del vento. I Barba Papà non sanno cosa sta succedendo ai loro amici e si godono questo momento. Che bello, c'è una gran pace quassù. Per Carlotta, Francesco e il loro papà, la situazione è veramente drammatica. Il pallone sbatte contro le pareti della montagna con il pericolo che qualche roccia appuntita possa rompere la mongolfiera, facendo precipitare al suolo i nostri amici. Siamo salvi! Sono venuti a salvarci! Sì! Urrà per Barba Papà! Finalmente fuori da ogni pericolo, i nostri amici riprendono il loro piccolo viaggio. Oh. Gli animali vorrebbero fare un giro con voi in mongolfiera, è possibile, Barba Papà? Forza, amici, preparatevi a salire a bordo! Testa di stucco! È un barbatrucco! Bravi! Così anche gli animali possono vedere la terra dall'alto! Questa notte Carlotta e Francesco hanno deciso di dormire fuori casa con i Barba Papà. Che notte calma e stellata! Oh! Ciao! Ciao! Bene, così non sveglieremo mamma e papà! Sì, parti! I nostri amici devono raggiungere un isolotto in mezzo al fiume. E con un barbatrucco, ecco le zattere. Che bello! È la prima volta che passiamo la notte su quest'isola. Per fortuna il tempo è buono. E ora al lavoro! Pensate voi al tetto? Certo, Carlotta, lo facciamo con i rami. Lo hai fermato? Sì, sì, è bloccato. La capanna è venuta bene, ma senza muri non prenderemo troppo freddo. Non preoccuparti, abbiamo pensato anche a questo. Ecco le candele. Oh, adesso va molto meglio. Però manca ancora una cosa. Una bella finestra con vista panoramica sulla campagna. E anche un bel quadro d'autore. A questo punto non manca più niente, direi. E invece sì, mancano i mobili. Ai tuoi ordini, ecco un tavolo. E ci mettiamo anche una tovaglia, naturalmente. Bene, io farò un piccolo divano. E io un vaso con i fiori. Decorazioni di buon gusto, non trovate? Ma ogni tanto posso anche cambiare. Comodo!
comodo questo Manca divano. Manca solo il televisore. Chissà che succede là fuori, non vediamo niente. Non c'è problema, vi faccio dare un'occhiata. Si è alzato improvvisamente un forte vento e inizia anche a piovere. Peccato, proprio stanotte. Adesso basta, smettetela lassù di buttare giù acqua. E adesso che cosa facciamo? Io non voglio restare qui, ho paura. Il fiume si sta ingrossando sempre di più e rischia di sommergere l'isolotto. Meno male che ha smesso di piovere. Yuhu, bambini! Siamo qui, ora veniamo a salvarvi. Fortunatamente i Barba Papà sanno sempre come cavarsela, anche nelle situazioni più disperate. Missione compiuta. Sono tutti salvi. E adesso a casa. Buonanotte, Barba Papà. Buonanotte, Barba Mamma. Tranquillo pomeriggio di primavera e la gente passeggia per le strade. Barba Mamma è in giro per delle commissioni. Oh, il tempo si è guastato. Che peccato. È brutto non avere l'ombrello quando piove così forte. Oh, sono già bagnato fradicio. Che disdetta, questo temporale proprio non ci voleva. A chi lo dice, Barba Mamma? Ho talmente tante cose da fare questo pomeriggio. Sa cosa ci vorrebbe? Un grande ombrello. Ma sì, che distratta. Dimentico sempre che posso cambiare forma. Barba Trucco! Venga sotto l'ombrello, signora, non abbia paura, altrimenti si bagnerà. Lei è molto gentile, Barba Mamma. Permettete? Scusate, posso ripararmi anch'io? Posso venire anch'io, per favore? Oh. C'è un po' di spazio? Che successo? Sarà meglio ingrandirsi. Nel frattempo, Barbabella è uscita per portare un ombrello alla sua mamma. Barba Mamma, ma dove sei? Non ti vedo. Il vigile non crede ai suoi occhi. Tutte quelle persone non possono camminare in mezzo alla strada in quel modo. Ostacolano la circolazione e ordina a tutti di andare sul marciapiede. Barba Mamma si adatta e davanti allo sguardo attonito del vigile non fa altro che allungare la superficie dell'ombrello. Io sono arrivato, Barba Mamma. È stata molto gentile. Grazie di tutto e buona passeggiata. Arrivederci. Io abito qui, grazie, Barba Mamma. È stato un piacere, signora. Arrivederci, grazie. A casa, intanto, i Barba Papà sono in pensiero. Barba Mamma sarebbe dovuta arrivare già da un po' di tempo. Mi dispiace, ma non l'ho trovata. Sembra che sia scomparsa.
Ma non è possibile! Andiamo a cercarla! Ha smesso di piovere, ma ormai è diventato buio e ho un po' paura. Non si preoccupi, signora. L'accompagno a casa io. Arriverò a casa un po' più tardi. Barbamamma! Barbamamma! Aspettate, ho un'idea. Resta di stucco e un barbatrucco. Vedi qualcosa? No, le strade sono deserte. Non c'è nessuno. No. Ecco, l'ho vista! È ai giardini pubblici, seduta su una panchina! Ah, siete voi! Mi stavo riposando. Sono stanca perché ho accompagnato a casa mezza città. Non ce la faccio più. Sei troppo stanca? Non c'è problema, ti aiutiamo noi, non è vero, ragazzi? Ma certo, Barbapapà! Io ho un'idea! Che ne dite di una bella carrozza trainata da tanti cavalli? Resta di stucco! È un barbatrucco! Oh, è proprio quello che ci voleva! Erano anni che non si vedeva una carrozza simile. È l'inizio dell'autunno e gli alberi sono ancora verdi. Barba Zo fa una passeggiata nel bosco e ascolta il canto degli uccellini. Oi! Una ghianda! Per fortuna non mi ha fatto male. Ciao! Sei tu che hai fatto cadere una ghianda! Sto facendo le provviste per il prossimo inverno. Se vuoi posso aiutarti, così finirai prima. E come farai ad arrampicarti fin quassù? Aspetta e vedrai. Eccomi, cosa devo fare? Vai in giro a raccogliere le ghiande e poi le porti tutte nella mia tana. Più ne abbiamo, meglio è. D'accordo, amica mia, farò del mio meglio. Stai da sola tutto l'inverno? Sì. Altrimenti ci vorrebbe una tana più grande. Beh, in questo modo è più comodo raccogliere le ghiande. Qualche problema? Ora non posso più entrare in casa mia. E non puoi andare da un'altra parte per un po' di tempo? Gli alberi sono tutti occupati. E poi è da tanti anni che abito qui, mi spiace andar via. Cerchiamo una soluzione, dunque. Barba Zo ha trovato quello che fa per lo scoiattolo. Che cosa ne pensi? Mi sembra bello, no? Perfetta, è della misura giusta per me. Giù dormirai e su andrai a mangiare. Felice e orgoglioso di aver aiutato lo scoiattolo, Barba Zo riprende la sua passeggiata. Barba Zo! Barba Zo! Barba Zo! Barba Zo! Che succede? Stanno portando via la mia nuova tana! Oh,
capito, stanno raccogliendo la legna da bruciare durante l'inverno. Che cos'hai? Ti sei fatta male? Perché piangi? Non so dove andare a dormire, l'inverno è lungo e morirò di freddo. Ma che dici? La tua tana è molto grande. La vorrei io. Oh, ma di sicuro non morirai di fame. Io invece ho poche provviste per l'inverno. Se vuoi posso darti un po' delle mie ghiande, ne ho anche troppe. E allora tu puoi venire ad abitare da me e staremo insieme. In questo modo io non avrò fame e tu non avrai freddo, che ne dici? Avrei voluto chiederglielo io, ma non avevo il coraggio. Tutto è bene quel che finisce bene. Portiamo un po' di provviste nella tua tana. D'accordo, andiamo. 3 manciate dovrebbero bastare. Scoiattoli, siete serviti, vi auguro buon appetito. È velocissimo! E anche molto gentile! 1, 2, 3, 4 e 5. Eh sì, è una gran fortuna avere un amico gentile e instancabile come Barbazoo.